È l'avvio di un percorso che avevamo ben determinato già nei mesi scorsi. Abbiamo fornito i dati secondo questa problematica, che è stata condivisa essere una problematica reale da tutti i partecipanti a questo tavolo. Ora si tratta poi di capire, di entrare nei particolari, settore per settore, categoria per categoria, per vedere se i dati di cui dispone la provincia sono dati diciamo condivisi sia dalla parte sindacale che dalla parte imprenditoriale. Il tema della capacità, della concorrenzialità e del potere d'acquisto oggi dei salari trentini è un tema all'ordine del giorno. Ovviamente la provincia non può andare ad intervenire direttamente nelle trattazioni diciamo private, può fare il proprio sul fronte del rinnovo del contratto del pubblico impiego, che è quello che stiamo facendo, però possiamo fare sicuramente un'opera di mediazione per cercare di capire dove sono i limiti, se ci sono i limiti, e dove si può eventualmente intervenire.